cantare il primo pezzo, perché guarda, il fatto che oggi si dica che se non c'è questa riforma è l'ultima spiaggia, e se non c'è questa riforma crolla tutto, è una cosa, lo dicevo prima a Paolo, è una cosa molto grave che si sta dicendo. Non è vero, non è vero. Cosa è successo nel 96 quando non è passata per la riforma? È aumentato lo spread? È crollato tutto? Si è ridotta la fiducia? No, guarda, anzi, negli anni successivi abbiamo avuto una crescita molto superiore a quella che abbiamo adesso. Allora, non si deve fare questo, perché rientra in una retorica di comunicazione che purtroppo il nostro Presidente del Consiglio, a cui ci ha aiutato, ha abituato il nostro Presidente del Consiglio, e sulla quale ha perso la fiducia, perché nessuno ci crede più. Perché tu non puoi dire che questa è la riforma delle riforme, dicendo che è la cosa più importante del mondo, quando tutti sappiamo che è una grande confusione di riforma. Certo che è più facile dire la riforma delle riforme, se spassa questo c'è 20 anni di crescita e di fulgida crescita dell'economia, se invece non passa lo spread crolla, sono tutte balle, sono cose che non sono vere, e ha una grave responsabilità il Presidente del Consiglio a dire queste cose, perché oggi non riesce a fare l'aumento di capitale del MPS mettendo a rischio l'intero paese e mettendo a rischio il nostro rating, esclusivamente perché sta mettendo questo timore, e non funziona, perché non è funzionato in Gran Bretagna. Quando si è detto in Gran Bretagna erano tutti convinti che terrorizzando l'opinione pubblica avrebbe vinto il Remain, ha vinto il Leave, perché la gente reagisce. Obama è intervenuto sulla Brexit dicendo assolutamente votate Remain, se no crolla tutto, e ha vinto il Leave. Il nostro ambasciatore americano ha fatto questa storia uguale, e la reazione dell'opinione pubblica è non mi prendere in giro. Allora, torniamo sui tempi veri. I tempi veri sono i tempi di questa riforma, e dobbiamo ragionare sui temi che riguardano questa riforma. Poi, per quanto riguarda il centro-destra, non è un problema. Solo qualcuno dice che queste sono la vita o la morte di Renzi, piuttosto che qualcun altro ha detto sono le primarie del centrodestra, ma quando questo è un referendum, è un referendum, se vince il sì non crolla il mondo, se vince il no non crolla il mondo. Vogliamo provare a votare serenamente? Vogliamo provare, come ha detto Mattarella, a ragionare? Ragioniamo nel merito e vediamo chi vince, un po' non succede nulla. Abbiamo fatto un titolo quinto che è stato un disastro per 20 anni. Non è che siamo morti, certo, se avessimo avuto meno contenzioso e avessimo avuto delle regole più efficienti sarebbe stato meglio, però quel titolo quinto l'ha fatto la sinistra per motivi politici, per inseguire, per cercare di assorbire i voti della Lega, che non c'è riuscita, e oggi per gli stessi motivi politici sta facendo un referendum, una riforma costituzionale nella quale neanche Renzi crede, perché lo so cosa dice Renzi a quattro occhi, ma dice cosa che questa è una schifezza, perché non è una bella riforma. Perché non può essere una bella riforma quella che genera questa confusione di come è fatto il Senato, e addirittura ancora peggio, che ancora lascia intatto il passaggio di Camera e Senato su una moltitudine di provvedimenti legislativi. Non va bene così. E poi mettere 50 giorni termine costituzionale per l'approvazione delle leggi. Volevo ricordarvi, a Paolo, a te e a tutti coloro che amano, che pensano che la Costituzione, che dal 2012 noi abbiamo il pareggio di bilancio in Costituzione. Ha cambiato qualcosa nel nostro ordinamento, nel comportamento del Parlamento? Allora, non ci prendiamo in giro, questa riforma costituzionale è una riforma blanda, confusa, e non risolve i veri problemi del nostro modello di governance, che invece sì avrebbe un bisogno di essere veramente riformato. Il centrodestra si gioca questa partita se spiega all'opinione pubblica cosa vuole dal punto di vista della riforma della nostra Costituzione, non se dice voto no per buttare via Renzi, se spiega che noi siamo molto più riformatori e più chiari nelle riforme che vogliamo. Allora, questa cosa può consentire al centro-destra oggi di rivitalizzarsi, ma su dei contenuti, non su delle slogan.